Attacco Hacker. Ciao a tutti! Ciao! Sembra che vi stiate divertendo giocando a calcio. Ciao Nina! Ciao Roberto! Volete giocare anche voi a calcio? Come dici? A casa hai un gioco più divertente. Più divertente del calcio! Nina chiede se avete voglia di provare il suo gioco. Perché non vai a prenderlo? Toma, toma, toto, Roberto! Nina chiede se potete occuparvi di Roberto fino al suo ritorno. Va bene! Buona idea, Pato! Roberto può fare il portiere. Roberto, devi parare il pallone. Va tutto bene? Sembra un tostapane. Non è che sembra un tostapane. Lui è un tostapane. Roberto, ti senti bene? Adesso sei un aspirapolvere. Che capita a proposito per pulire tutte queste fette di pane. Bruco, Ronfottino, attenzione! Pocoyo, hai salvato Bruco e Ronfottino! Molto bene! Roberto, fai attenzione! Ma sei un ballerino bravissimo!
no, Roberto è fuori controllo! Dovete fermarlo! Nina, presto! Nessuno è capace di spegnere Roberto! Tu sai sicuramente come si fa! Nina ha portato qualcosa per giocare tutti insieme! Che divertente! Guardate, sono Pocoyo e Lula! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao anche a te, Lula! Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Fermati! Pallina! Cosa hai trovato? Un cagnolino! Sì, è un cane giocattolo! Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Pocoyo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave! Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Pocoyo! Ottima idea a girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra... Tu guarda! Bau, bau! Abbaia pure! Non è ingegnoso! Oh! Cagnolino! Credo che Lula voglia giocare, Pocoyo! Forse devi caricarlo. È proprio un bel numero, vero? Oh, guarda! Anche Lula ha deciso di esibirsi per te, Pocoyo. Lula, anche il tuo numero è geniale! Oh, non te la prendere, Lula!
Pocoyo, temo che qualcuno sia triste. Voi bambini, sapete indicare a Pocoyo chi è triste? Lula è triste! Povera Lula! Beh, mentre tu eri preso dal tuo nuovo giocattolo, credo che lei si sia sentita esclusa. Lula! Lula? Lula, giocare! Ecco, così va meglio! Wow! Non preoccuparti, Lula. Pocoyo vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo. Ah, sembrano proprio divertirsi. A volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi perché tutti si divertano. Evviva Pocoyo! Evviva Lula! Ciao ciao e arrivederci a presto! Viaggi nel tempo. Ciao Pocoyo! Ciao Nina! Ciao! State facendo un picnic? E sento un buon profumino! Ehi, Kelly! Avrai avuto molto da fare! Hanno un aspetto fantastico! Ben fatto! Oh no, Ellie, quanta fatica per nulla! Oggi niente cupcake. Che peccato. Una macchina che ti riporta indietro nel tempo. Ma sì, certo! Così potete tornare al momento giusto e salvare i cupcake! Geniale! E come funziona? Incredibile! Siamo tornati un minuto indietro nel tempo! Ragazzi, non vi state dimenticando qualcosa? No, Pocoyo! La buccia di banana! Dobbiamo impedire che Ellie ci scivoli sopra! Fa presto! Arriva! È pronto! Li avete mangiati tutti! Ah, ho capito! Volete fare un altro viaggio indietro nel tempo per mangiarne ancora! Ma dove siamo finiti? Ah,
ci troviamo nel vecchio West! Però non mi sembra che Ellie stia cucinando cupcake. Direi proprio che ci troviamo nella preistoria. Ah, la buccia di banana! Certo! Bene! Finalmente siamo tornati nel presente! È giusto in tempo per i cupcake! Ma che sfortuna, ragazzi! Siete arrivati troppo tardi! No, no! Un momento! Ecco Ellie! Con tanti altri cupcake solo per voi! Ciao, amici! Sfida di ballo, parte seconda. Ciao ragazze! Cosa state facendo? Linina, basta così! Ci sarà pure un passo di danza che piaccia a tutte e due? Questo è ballare! Vediamo chi altro vuole assistere ai vostri bellissimi passi.
Un attimo, un attimo! Roberto? Bravissimo! Siete tutti dei ballerini davvero fantastici! Ciao! Il frullatore matto. Ehi là, buongiorno Pocoyo! Che cosa c'è? Oh, una macchina! All'aria di una macchina strana è molto complicata, vero? Ma che cosa si fa con questa macchina, Pocoyo? Una trombetta e una radio. Frulla! Frulla? Oh! Allora questa macchina è un frullatore! E questo? Ehi, una trombetta che suona tutti i tipi di musica! E voi che ne dite? Vi piace il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, ci piace tanto! Anche a me! Ed è una trombetta che possono suonare tutti! Provaci anche tu, Bruco, su! Incredibile! Ma come si chiama? Una tradio? Una ramba? Beh, devo proprio dire che questa macchina è davvero un oggetto incredibile! Ciao, Ellie! Ah, ho capito! Aspetti una telefonata! Ah, ed è anche molto importante! Pocoyo? Che stai facendo? Pocoyo, non sono certo che tu stia facendo la cosa giusta. Oh no, un treno. E la pista. Ehi, guardate, un trenofono. Attenzione, c'è qualcuno in linea! Ellie, temo che tu abbia perso quella telefonata che aspettavi. Svelta, Ellie, rispondi! Pocoyo, non credo che Ellie sia molto contenta. Pocoyo, quello è l'osso di Lula. E una molla. Oh no, 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 non me lo dire, ti prego. Ehi, guardate, un osso che rimbalza. È davvero incredibile, ma non per Lula, ahimè. Pocoyo, forse è meglio non giocare più a questo gioco. Un cappello. Una torta. E delle candele. Ancora! Voi che ne dite? Secondo voi Pocoyo dovrebbe rimettere a posto le cose dei suoi amici? Sì!
Oh, povero Pocoyo. Forse i tuoi amici si sono arrabbiati perché hai preso le loro cose senza permesso. Io però penso che la tua macchina sia davvero geniale. E non sono l'unico a pensarlo. Senti, ho un'idea. Perché non inviti i tuoi amici a una festa del frullatore matto? Tu però non usare le loro cose, capito? No? Secondo voi, Pocoyo dovrebbe fare una festa con i suoi amici? Sì, fa la festa! Evviva! E festa sia! Ciao a tutti e benvenuti alla festa del frullatore matto! Con torte volanti! Con treni che fanno palloncini! Enormi alberi altoparlanti e la strabiliante macchina per le bolle di gelato. Delizioso! Pocoyo, perdonato! Che super festa e che sollievo! Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Pocoyo invisibile. Ciao, Pocoyo! Ciao! Bello il tuo libro di favole? Ma che cos'è? Oh, è un giocattolo con un grande pulsante arancione! Ehi, ma hai visto? L'albero è sparito! È tornato! Non ho mai visto un giocattolo così! Pocoyo si sta dondolando sull'altalena invisibile! Una macchina invisibile! Non ci posso credere! Ma è un vero spasso! Oh, mamma mia! Ciao! Ah. Diverti un mondo, piccolo Pocoyo? Faccio vedere Ellie! Ottima idea, Pocoyo! Ellie, Pocoyo ha una cosa assolutamente incredibile da farti vedere. Oh, non possiamo disturbarti mentre bevi il tuo tè. Faccio vedere a Pato! Pato, Pato, guarda, guarda! Pato! Pato! Amici! Hai un'idea? Oh, ma non ci credo! Pocoyo, sei invisibile! Quell'aggeggio riesce a rendere invisibile anche te! Oh no, ti prego! No, Ellie, non è stata la tua bambola.
Potete dire a Ellie chi ha mangiato il suo panino? Pocoyo! Pocoyo ti ha mangiato il panino! Ellie non vuole crederci. Pocoyo, sei proprio tu a girare su quel monopattino? Potete dire a Pato che continua a spostare il suo annaffiatoio? Pocoyo! È lui che lo sposta! Pato pensa che sia tutta colpa di Ellie, invece. Allora, Pocoyo, non hai già fatto abbastanza dispetti? Adesso cosa sta per combinare? Su, Ellie, non è il caso di avere paura, davvero! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo perché Pato ed Ellie non sono più tanto spaventati? Perché adesso ti vedono! Ellie, Pato, Pocoyo si stava solo divertendo un po' con il suo nuovo giochino. Dopotutto ci ha provato a farvi vedere come funzionava, ma voi eravate così occupati. Che c'è, Ellie? Hai un'idea? Un nuovo gioco, dici? Che cos'è? Oh, beh, ora non ci capisco proprio più nulla. Però mi diverto da matti. Evviva i nuovi giochi! Evviva gli amici che non sono trasparenti! Ciao, ciao! Alla prossima! Scarpette col trucco. Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Buongiorno, Ellie. E buongiorno, Pato. Oh, sì, certo, farete una gara. Bella sfida. Ops. Ok, tutti pronti? Conterò fino al 3 e poi diremo insieme via. D'accordo? Pronti? 1, 2, 3. Via! E vince! Pocoyo! Pato è pronto ad andare alla pedana del salto in lungo. Bel salto, Pocoyo! Un salto davvero atleta, Pato! E adesso vediamo chi sarà il vincitore. Vediamo, sì, vediamo! Sì. È andata male, Pato! Vince Ellie! Oh no! Il nostro Pato non sopporta assolutamente di perdere! Queste cosa sono? Hanno tutta l'aria di essere delle graziose scarpette da corsa. Perché non provi a indossarle, Pato?
pelle. Oh cielo! Oh no, Pato! Ma guarda, quelle scarpette si muovono da sole! Adesso sì che potrai battere qualunque avversario, Pato! Wow! Pato non vede l'ora di sapere se avete voglia di fare una gara di corsa con lui. Perfetto, ragazzi, di nuovo tutti in pista. Pronti? Partenza! Via! Yeah! Vince Pato! Certo, Pato, lo sappiamo, sei stato il migliore. Sì, certo. Direi che possiamo già dichiarare il vincitore. È Pato! Evviva! Ora però sono certo che non vorranno più gareggiare con te, Pato. Ellie ha notato che hai delle scarpette speciali. E adesso non riesci più a toglierti dai piedi quelle scarpette. Si fermano più! Ma che fate? Bravissimi, Ronfottino e Bruco! Le avete tolte! Penso che oggi tu abbia imparato una lezione importante, Pato. Quando si fa una gara, bisogna essere leali. Giochiamo! Ottima idea, Pocoyo! Cosa ne dite? Pato dovrebbe tenere le sue scarpette? No! Buttale via! Bravissimo! Evviva Pato! Evviva il gioco leale! Ciao ciao, alla prossima! Piccolo parco dei divertimenti. Ciao a tutti! Andate da qualche parte? Ah sì, andate al parco dei divertimenti! Che bello! Oh, dovrete aspettare il prossimo autobus. Eccolo! Sta arrivando! Nessun problema, non preoccupatevi, ne arriverà un altro. Arriva! Credo che fosse l'ultimo autobus. Che
Che peccato! Niente parco dei divertimenti oggi. Comunque, potete fare qualcosa di altrettanto divertente. Cosa hai in mente, Nina? Bene. Ora che c'è, Pocoyo? Sembra che Pato non si senta molto bene. Ora è il turno di Ellie. Fantastico! Hai creato un percorso a ostacoli su cui giocare. Tranquillo, Pato. Puoi farcela. Pato vuole mostrarvi un'idea per una nuova attrazione. Roberto, potresti aiutare Pato? Fate attenzione! State volando troppo in alto! Ragazzi, con la vostra immaginazione avete creato un grande parco dei divertimenti in casa. Ciao a tutti! Guardia del sonno. Ciao, Ronfotto. Ti stai preparando per un sonnellino?
Scusa. Pocoyo, stai facendo un po' troppo rumore. Scusa. Pocoyo, con questo rumore Ronfotto non riesce a fare il sonnellino. Mi dispiace. Molto bene. Pocoyo promette d'ora in poi di non fare più rumore. Sarà il tuo guardiano del sonno. Cosa succede? Sono Nina e Roberto! Stanno giocando ad acchiapparello! Che irrispettosi! Pocoyo, quando si gioca ad acchiapparello si fa rumore! Cosa si potrebbe fare in silenzio? Ah, leggere un libro? Questo sì che è più tranquillo. Pocoyo sarà anche rumorosa, ma Ellie deve fare le sue prove di danza. Bella idea hai avuto! Scusami, da questo momento parlerò a voce molto bassa. Non sento niente, Pocoyo. No, non sento niente. Ah, e ora che c'è? Sembra proprio che grazie a te regni il silenzio ovunque. Andiamo a dare un'occhiata a Ronfotto. Dorme.
enorme come un ghiro. Molto bene, Pocoyo. Pocoyo? Ah, dormi bene. Te lo sei meritato. Ciao a tutti! Nina. Ciao, Pato. Che bella giornata per occuparsi delle piante. Accipicchia, Pato. Sembra che qualcuno abbia chiuso il rubinetto. Pato, Pato, va un po' più piano per piacere. Stai dicendo di aver visto una creatura verde come quella? Chiamarsi Nina? Perché non ti presenti, Pocoyo? Pocoyo! E questo è Roberto. Ciao, Nina e Roberto! Sembra che non abbia mai dato la mano a nessuno. Adesso, Pato. Un ombrello. Ma non sta piovendo. Stai dicendo di avere già visto prima Pato? Stavi giocando con la tua amica Coccinella ed è spuntato Pato. Si è messo ad innaffiare le piante e ti ha bagnato. Cotortito, lo so. Però, Nina,
Pato non aveva sicuramente intenzione di bagnarti. Stava solamente innaffiando le piante per aiutarle a crescere. Sì, perché a Pato piacciono le piante più di ogni altra cosa. Dice che tutti quelli che amano le piante meritano un grande abbraccio. Capito! È per avvisare Nina ogni volta che Pato innaffia le piante. Molto bene! Bisogna festeggiare! Roberto, please? Bel tiro! Ciao, Pocoyo! Ciao, Nina! Ciao! Vedo che state giocando a tennis! Bravissimo, Pocoyo! Hai guadagnato un punto! E un punto per Nina! Oh, ciao, Pato! Qual è il problema? Quei punti non valgono! Ma, Pato, perché non valgono? Ah, giusto! La palla che stanno usando non è quella giusta! Un pallone da pallacanestro! Sei sicuro, Pato? Spettacolare per Pato! E adesso che cosa c'è, Ellie? Neanche questo punto valeva! Il pallone non è passato tra i pali. Ma quali pali? Calpestato la linea. Ma quale linea? Vai, Pato!
Segna un punto! Pattini a rotelle! Ah, è una regola nuova! Il tempo è scaduto! Che confusione! È tutto questo solo per segnare un punto! Ma chi se ne importa dei punti? La cosa più importante è divertirsi facendo dello sport! Oh, ci picchia! Ciao ciao! Le pulci di Lula. Ciao Pocoyo! Ciao Nina! Ciao ciao! Oh, scusami tanto! Ciao Lula! No, Pocoyo! Lula non sta ballando! Si sta grattando! Ma per quale motivo? Roberto, cosa che sei casuto? Ah, Nina! Sai qual è il problema? Blah! Hai le pulci! È per questo che ti gratti! Che cosa possiamo fare? Thank you.
Le pulci fanno festa! Quando ballano, a Lula viene un forte prurito e allora si deve grattare. Roberto, cosa fa segreto? Cosa dio zio? Ecco fatto! In questo modo le pulci fanno un massaggio a Lula invece che causarle prurito. Ragazzi, massaggi per tutti! E così le pulci possono ballare quanto vogliono. Doppio gioco. Ciao Pocoyo. Ciao. Fammi indovinare, stai per giocare a palla. Pato, gioca! No. Dai, Pato, è divertente. Pare proprio che Pato non abbia affatto voglia di giocare a palla. Beh, allora cosa vuoi fare, Pato? Ah, certo, l'altalena! Beh, intanto potresti giocare a palla con Pocoyo e dopo aver giocato andare sull'altalena. Oh, vuoi giocare solo sull'altalena? Oh, ciao, Ellie! Sembra che Pocoyo abbia finalmente trovato qualcuno con cui giocare a palla. Beh, adesso non fare quella faccia lì, Pato. Non puoi più giocare con loro. È inutile. Non va, eh? Hai deciso di sederti e tenere il muso. Non è molto divertente fare l'altalena da soli, eh? Potete dire a Pato quante persone ci vogliono per divertirsi sull'altalena? Ci vogliono due persone. Già, proprio così. Il problema dell'altalena è che ci vuole un amico con cui giocare e divertirsi davvero. Come dici, Pato? Dici che un compagno tu ce l'hai. Il compagno ideale. Ma quella lì è una macchina. Certo, con quel bottone la metti in funzione. Mamma mia, Pato! Quella macchina ha creato un altro Pato uguale a te. Ah, adesso sì che ti puoi divertire davvero con il tuo compagno ideale, Pato. Un papero esattamente uguale a te. Oh no!
Adesso vogliono giocare tutti e due con lo stesso giocattolo. Ancora un altro pato. E voi due a cosa giocherete? Ecco! Ora funziona! Hai ragione. Questi pato, dopo tutto, non sono proprio dei gran compagni di giochi. Proviamo con un altro, forse viene meglio. Ahà! Annaffiare i fiori, l'occupazione preferita. Ehi, questo pato adora annaffiare i fiori tanto quanto te. Era una barzelletta! Che ridere! Oh, temo che quel pato l'abbia già sentita, la tua barzelletta, pato. E adesso pure questo pato che vuol guardare l'altro tuo programma preferito. Ancora un altro pato! Oh no! La copia di pato ha fatto la copia di se stesso! Pato, sei sicuro che quella macchina ti aiuti a ottenere ciò che desideri realmente? Secondo te, tutti gli altri pato sono molto egoisti? Dici che vogliono giocare solo a modo loro. Oh no! Oh! Forse questa macchina non è proprio la soluzione migliore, sai? Pocoyo, Ellie, Pato ha un piccolo problema. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove guardare per capire il problema? Dietro di voi! Sono dietro di voi! Pato è dappertutto! La situazione è sfuggita al controllo! E ora che facciamo? Pensa. Hai un'idea? Veloci! Vi prego, fate presto! Svelti, sì! Fermate la macchina! Presto! Oh no! Secondo voi Pocoyo dovrebbe premere quel bottone per spegnere la macchina? Wow, che sollievo! Giochiamo! Fantastico! Evviva gli amici! Evviva le caratteristiche che ci distinguono dagli altri! Ma che succede? Oh, non ci credo! Ciao, alla prossima! I frutti di bosco. Ciao ragazzi! Che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? A quanto pare avete trovato la merenda perfetta! E come si fa? Ho capito. Ci servono dei frutti di bosco. Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Che si vai e sacco soi si so sio. Ah, sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso.
va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. Di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Ecco fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando! Siete pronti per cucinare? Avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda! Rock and roll! Ciao, Pocoyo! Ti piace il rock? Wow.
forte! Ora sì che siete una rock band! Facciamo una foto del gruppo. Chi è il leader? Una foto del gruppo come si deve. Bravissima, Ellie! Ora tutti sapranno che farete un concerto. Anche Nina fa la sua parte. Molto bene, Pocoyo! È il momento del grande concerto! Tutto esaurito! Vedo che almeno vi è rimasto un fan. Molto meglio! Questo sì che è rock and roll! Ciao! Servizio postale nello spazio. Ciao, Pato! Sei molto elegante! Hai un lavoro nuovo? Ah, capisco! Sei un postino spaziale! Che emozione! E hai... un aiutante! A chi devi consegnare il pacchetto, Pato? Ah! All'alieno verde! Ed è una consegna urgente? Allora faresti meglio ad andare, se non vuoi essere in ritardo già al tuo primo pacco! Colliamo!
adesso l'alieno verde dovrebbe vivere proprio qui. Sì, sì, è qui. Pato, non credo sia lui. Ah, capito. Dice che l'alieno verde si è trasferito e che non vive più qui. Ma è felice di darti il suo nuovo indirizzo. Secondo le indicazioni, l'alieno verde dovrebbe essersi trasferito qui. Credo che questo indirizzo sia sbagliato, ma non ti preoccupare, i Toridori sanno dove si trova. Sembra che questo pianeta sia disabitato. Mi dispiace, signor Pallone. Dice che l'alieno verde non si trova neanche qui. Però questo è il suo nuovo indirizzo. Ecco l'alieno verde! Finalmente lo hai trovato! Vorrebbe sapere perché ci è voluto tanto. Oh no! Il Vamoosh è rimasto senza combustibile! Pannelli solari! L'energia del sole vi riporterà dritti a casa! Bentornati! Ben fatto! E di certo merita un po' di riconoscimento anche Ronfottino! Urrà per Ronfottino! Sì, dov'è il mare? Ciao, Ellie! Vai in spiaggia? Ah, a passare una giornata tranquilla sola soletta. Molto rilassante. Guarda, più avanti c'è Pato.
Ellie, credo che Pato voglia venire con te. Che dici, Pato? Non ti dispiacerebbe guidare? Molto gentile da parte tua. Tu cosa ne dici, Ellie? Calma, Pato. Ellie oggi voleva trascorrere una giornata tranquilla. Ah, sì, molto meglio. Altri amici, Ellie? Uno in più non può guastare, vero Ellie? E si parte! Tutti insieme! Che succede, Nina? Certo! Pato, sarà meglio che ti fermi! Anche tu, Pocoyo! Bene, quello che ci voleva. Da che parte è la spiaggia? Di là! Molto bene, Ellie. Forse lui saprà dirci da che parte andare. Siamo tornati dove eravamo prima! Oh no! Un'altra volta! Thank you.
Finalmente! Che cominci il divertimento sotto il sole! Belli, non c'è niente di meglio che condividere questa magnifica spiaggia con i tuoi amici, vero? Anche se non è stato semplice arrivare a destinazione. Ciao a tutti! Ah, ecco Pocoyo! Ciao! Ciao! Oh, che bei giocattoli! E che bei colori hanno! Che c'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Oh, caspita! Cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante. Bottoni! Sì, hai ragione. Prova, schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo! Sì! È proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose! Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh, cielo! Oops! Oh, caspiterina! Stai attento, Pocoyo! 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 Ti diverte cambiare i colori? Sì! E credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore?
forza, Pocoyo. Fai qualche tentativo. Iniziamo. Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Esatto! Pato è giallo! Sì! Vediamo chi c'è ancora. Oh, sì, certo, Ellie! Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato! Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Hello, Ellie. What's that? A computer. Show us. The screen. Okay. And the keyboard. Very good. And a mouse. Ellie is busy, Pocoyo. She's playing a video game. Quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A desk? A chair? Well, good night. Pocoyo, Ellie's playing with her computer. Computer! Can you tell Pocoyo what that is? Screen! Screen! Right, the screen. What's that? The keyboard! And what's that? The mouse! It's the mouse! Mouse! Oh dear. I think Ellie wants to play her video game now, Pocoyo. I think you're going to have to wait, Pocoyo. Number menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 7 mushrooms. Very good. 7 mushrooms. Oh dear. Well, how about 7 strawberries instead? 7 strawberries. 7 strawberries. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 7 hearts. That's it. 7. You've won! Wow! Fantastic! Yes, Ellie. Pocoyo would like to play with you. Pocoyo, Ellie is ready to play now. It's fun to play by yourself, but it's also fun to play with friends. Yippee! You sit at the desk. When you want to play a game. A game on your computer. Computer! This is our computer. Computer. This is our computer. Computer. This is our computer. This is our computer. Computer. This is our computer. Computer! Computer. You see things on the screen. You tap letters on the keyboard. You control it with the mouse. This is our computer. Computer. Hello, Pocoyo. Hi. What is that? Magic boxes? How do they work? Open! Oh my goodness! That's amazing! In! The phone is in the box. Okay. Close! Open! Wow! Wonderful! That really is magic, Pocoyo! Bye, Pato! Ah, good idea! Out! Yes, the phone is out of the box. Is Pato there? Pocoyo's Fairy Tales. Hello, Pocoyo. What's that? Story! Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, the dinosaur came to visit his friend, the ant. The ant was cleaning inside, and the dinosaur came in. The ant said, "Get out!" So the dinosaur was outside the house. But he went in again. The ant said, "Get out!" So he was outside again. But he came in, and then went out. The dinosaur was outside. So he came in, and went out. The dinosaur was outside again. And when he came in, the ant wasn't there. Because he was outside. The end.
And... Hello, Potter. Ooh. Marvelous. Uh-oh. Pocoyo wants you to say open with him. Ready? Open! Now say close with Pocoyo. Ready? Close! Oh dear. Number menu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 6 oranges. Very good. 6 oranges. Oh, dear. Well, how about 6 lemons instead? 6 lemons. 6 lemons. Ah, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 6 hearts. That's it, 6. Where is Pato's ball? Pato's ball is in the box. What a wonderful magic trick, Pocoyo. Oh, great! A new game. Terrific! Pocoyo. Hello, Pocoyo. Big, small. What's that? Pato. Look, big, small. I think Pocoyo has something to show you. Wow, that's really big. Now that's really small. Small. Bye.
surfing the net with Ellie. Hi, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Tall. 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 Ellie is searching for something tall. It's Pato. Look, he's tall. Wow, really tall. Pocoyo would like you to search for something short. Pato is short now. Really short. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. It's Ellie. She's having a picnic with her doll. How nice. Ellie! What's that? Oh dear. Can you tell me, is the doll big or small? Small! The doll is small! Now is the doll big or small? Big! The doll is big! Bye! Shape shuffle. A circle. Circle! A square. Square. A star. Star. Circle, square, star. What's this, Pocoyo? Hot air balloon. I see. You've made a hot air balloon with circles, squares, and stars. A helicopter. Helicopter. Can you tell me the names of the shapes? What are these? Circles. They're circles. And these? Squares. And these? Stars. They're stars. Circle, square, star. Oh my, poor Lula. Now, Pocoyo, that really isn't very nice. Big, small. Yes, it's a wonderful remote, but you haven't been very nice to Lula, or Ellie, or Pato. I fix. Much better. The bone, and the doll, and the blocks. Bravo, Pocoyo! Everything is right again. Hooray! Big! 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 Big!
Smoke.